la persona fermata è stata vista commettere quell'atto criminoso che è stato represso appunto attraverso il fermo da parte dei carabinieri. Spero che sia la stessa persona che ha posto in essere gli altri eventi. Io non voglio spingermi perché ci sono state ride di ipotesi incontrollate in questo periodo a Terrasini, non voglio spingermi a fare ulteriori ipotesi, ma sono fiducioso nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e della magistratura, l'Arma dei Carabinieri che ha effettuato il fermo e la magistratura che sta facendo le indagini affinché si possa far luce veramente su questa vicenda e possa essere chiusa nel più breve tempo possibile per far ristabilire quella serenità, quella tranquillità alla collettività terrasinese che è stata veramente turbata e messa in seria difficoltà in questo periodo.